Dopo mesi di ricerche certosine, la Polizia Stradale di Teramo ha finalmente individuato e rintracciato la responsabile dell'incidente in cui ha perso la vita il pensionato giugliese Camillo Pechini. Si tratta di una donna di 73 anni di Teramo che il 2 giugno scorso ha investito l'uomo che camminava sul ciglio della statale 80 tra le frazioni di Villa Volpe e Colleranesco di Giulianova. Dopo il terribile urto, registrato dalle videocamere di sorveglianza, la conducente della Renault Clio non si è fermata per prestare soccorso, probabilmente non rendendosi conto della gravità della situazione. Pechini è morto dopo 46 giorni di agonia. Un lavoro certosino, come siete riusciti ad individuare il colpevole? Siamo riusciti siamo partiti da una testimonianza, quindi un testimone oculare che aveva visto e assistito all'incidente e dalle immagini di una telecamera di un'abitazione privata che fortunatamente ha ripreso completamente la scena dell'incidente. Da questi due elementi, acquisendo anche i tabulati telefonici su autorizzazione giustamente del PM, dottor Stefano Giovagnoni, che ha condotto le indagini, abbiamo agganciato 20.000 utenze cellulari e attraverso di queste e attraverso soprattutto un lavoro di scrematura con gli elementi che avevamo, quindi residenza nella provincia di Giulianova e Teramo e immagine di una Renault grigio chiara Clio che vedevamo nel filmato, attraverso questi elementi e questo lavoro di scrematura siamo finalmente arrivati a individuare 5 possibili investitrici, no? 5 possibili utenti intestatari di questa Renault Clio, li abbiamo controllate fino ad arrivare ad una Renault Clio che aveva esattamente i danni che noi avevamo visto nelle immagini e quindi il parafango anteriore rimesso, sostituito, ma ancora la carrozzeria danneggiata dall'evento, dal colpo. La signora di 73 anni, come si è giustificata? Dicendo che lei non si è accorta di nulla, si è accorta soltanto di un colpo sicuramente, si è fermata più avanti per visionare la macchina e per cercare di capire che cosa avesse investito, ma non si è assolutamente accorta del corpo a terra e di aver preso una persona. Il messaggio che la Polizia Stradale di Teramo intende lanciare oggi è quello di non spaventarsi in caso di incidenti stradali gravi, di fermarsi sempre e prestare soccorso per senso di moralità e civiltà. Non omettere mai di prestare soccorso ai feriti, perché al di là delle aggravanti penali, giuridiche che questa cosa può comportare, bisogna anche dimostrare in questi casi l'alto senso di civiltà e di moralità, quindi fermarsi, prestare soccorso, perché in questo modo si può godere anche delle attenuanti.